Ciao a tutti ragazzi, qui è Buttafuori e oggi sono qui per fare il terzo episodio di Aoni. L'ultima volta, ecco, ci eravamo fermati qua dopo aver, non mi ricordo più che cosa, riguardo al codice. Ah, ecco, dovevamo andare, se non sbaglio, alla cassaforte. Oh, prendiamo gli oggetti. Chiave della cantina. Ok. Allora la cantina è qua. E si buca dritto qua. Bene. È buio, capitano. Cosa sono sti rumori molesti? Trento ci deve essere. Interruttore, ecco te lo chi. E vai. Scusate, secondo, abbasso un attimo l'audio che è veramente fortissimo. Ok. No, poi mi spavento. Che c'è qui? Oh, una vasca da bagno. Ho trovato l'oggetto Keverus. Uscire di dentro. Eccoti qui le scale dello scopaggio. Parte chiusa. Bene. Dopo aver scoperto che la porta è chiusa, andiamo a destra. Qui c'è. Porta chiusa. Che è? Un altro codice. Che novità. Quanto pare non ci dovevo ancora andare. Ah no, oggetto libro illustrato. Perfetto. Ah, ecco qua quello che vi serve. Oggetti libro illustrato. I due creeper. Ok, qua c'è il creeper in casa che dorme. Tutti e due che fanno lo scopaggio. Ho trovato l'oggetto segnalibro. Qui so già cosa devo fare. Punta stella. Ma va? Ok, e ora qua bisogna fare così. Tocco la vite. Bene. Devo metterci il segnalibro ora. Ecco, e ora bisogna vedere un po' l'ordine. Prima rosso, poi verde, bianco, blu. E aspetta, prima il rosso, giusto? Uno, un pallino rosso, poi il verde, poi il bianco, che sono tre, e poi sette, blu, ed è aperta. Prima salvo, non si sa mai. Ok, Super Saiyan, Piccolo. Sono bloccati dentro tutti e due. No, no, no. Fuori. Femmona. Sono usciti. Chi c'è che io? Topetigno. Ah, Takuro, sta bene? Stai bene? Sì, ma mi sono stortato la caviglia. Aspetterò qui per un po'. Anzi, per un attimo. Ok. Ho trovato questo poco fa. Portalo con te. Oggetto aceto. Immerge la chiave rossa. Sì. La ruggine si è tolta la chiave. Tolto oggetto chiave il cancello ferrato. Bene, usciamo da qua. Il cancello ferrato è quello di prima, dove c'è la vasca da bagno. Ecco, buchiamo qui dritto. Ferrato, no? Chiudo sempre le porte io. C'è un bottone. Sì, ma non so cosa devo fare qua. Boh, mi sa che mi tocca tornare su. Che
che rumori molesti. Di qua. Ah già, vi racconto qua. Qui, come potete vedere, c'è una piega nel pavimento. E magicamente la posso tirare via. Senza il ferro da stiro. Guarda che camminata spavalda. Guardalo. Adesso andiamo giù con il disco che ho trovato. Possiamo risolvere l'enigma. Dunque, vediamo un po'. Rosso, giallo, giallo, blu, giallo, rosso. Ok. Rosso. Giallo. Giallo. Cosa diceva poi? Blu, giallo, rosso. Ok. Dai. Dai, gioco e poi il bottone. Forse ho esagerato un po' troppo. Ah no, barra metallica. Domande, certo. È aperto. Porta nascosta. Sì, so già qual è. Guardate che camminata spavalda. Adesso c'è la pioggia. Guarda come viene giù tutto. E piove. Porta è chiusa. Ma va? Salvo. Non si sa mai. Casomai trovo uno di quelli. Che faccio poi dopo se mi prende? Usa chiave di porta nascosta. Oh, una scala! Sì, sempre più che... Ragazzi, ho il piacere di annunciarvi che la serie tra poco finirà. Preparatevi. Adesso porterò fuori da Kuro. E poi... Mi spiace, ma dovrà già finire. Peccato, mi piace questo gioco, dopo tutto. Peccato che vince così in fretta. Si è unito a me, è diventato parte di me. Dai, andiamo avanti. Cioè, dai, mi spiace ragazzi, ma tra poco la serie è finita. Il Laoni non è d'accordo. No, Takuro. No, non fare rubace, scappa. E anche a me me la fate. No, comunque, ho fatto i trollati. Credevate che finiva così, eh? Vabbè, dai, dopo questo simpatico scherzo, posso andare avanti. Non Super Saiyan. Ecco, sono stato punito. Cos'è? No, via rubace. Sono già stato punito. Io sono tuo padre. Dove attenzione prima di trollarmi. Che trollino butta Master Grigliefer. Trolling. Vabbè dai, ci sul serio butta. Andiamo. Tanto lo so che farei una finaccia adesso. Il coso blu ti sfonderà il culo. Adesso diventerai anche tu blu.
Via, via, ci tocca fuggire. Takuro, no, no. Via, via, via. Via, stammi lontano. Via, è tutto coadrento. E ora mi scoprirà. Lo sento. Ah no. Che scemo. Si è scappato anche. Si è scappato prima bah, si è scappato lì anche prima. E non mi ha scoperto stavolta. Sento se vado due volte in armadio e mi scoprono la seconda. Veramente. Questo Oni deve essere ritardato, veramente. Adesso. Però poverino. Che finaccia. Cosa che ho trovato? Porta sul retro. Sì, ci deve essere un modo di uscire da qua. Comunque ragazzi, scusate per lo scherzo di prima, ma mi andava di farlo. L'obiettivo del gioco sarebbe scappare da questa casa. Ok, porta sul retro. C'è un giardino. Solo che non ci si può arrampicare qua. Comunque devo andarti qua. Prima salvo, non si sa mai. Sono bucato in sta casetta. Non si apre. E qui chi c'è qui? Armadio. Andiamo qua. No, lì ci vado dopo. Buco dentro. Via, 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 scappa, 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 scappa. Tu mi prenderai. Potere magico del troll. Ehi, così ci sei. Paura di bagnarsi, eh? Bucato dal pavimento, è rotto il pavimento qua a testa. Con quel cappuccione lì. Adesso cosa c'è con i dadi? Boh. Bene, bene, bene. Andiamo dalla porta qui. Oh, qua c'è la chiesa. Qui ci veniva tutte le domeniche a recitare il rosario, fa le preghiere. E ora qui, porta è chiusa, qui è aperta. Guarda, guarda, qualche simpaticone deve essersi divertito parecchio con i pastelli qua. Strano che non abbia usato lo spray. Sono sempre a posto di questa tappezzeria. Boh, salvo. Cosa c'è? Via dentro l'armadio. Sono tuo padre. Ci stava. Uscito, guarda qua. Darth Fener ci deve essere andato pesante qua. Guarda qua. Piacerebbe farlo una volta in un server in Minecraft, questa cosa qui. La porta è chiusa. Dai. E ora piano di sotto dado. Ah, questa è la combinazione, una combinazione che adesso vedrete. Aspetta che la memorizzo bene. Ok, piano piano.
dentro la chiesa dove recitavano il rosario. Ecco qua. Bella ragazzi, scusate se ho dovuto chiudere il video di Aoni, ma purtroppo mentre stavo filmando la finestra mi si è spostata e ha registrato qualcos'altro. Ma non vi preoccupate, la serie continua. Beh, già che sono qui, voglio approfittarne per ringraziare The Italia's Lakers per aver fatto una splendida speed art sul mio personaggio, terrorista artico, è veramente stupenda. Penso che la userò anche per una miniatura o per altre cose, anche come avatar o in qualche background. Ma comunque, non è solo che voglio ringraziare. Volevo ringraziare anche Level Design per avermi fatto uno splendido background, solo che non ho potuto usare perché avevo già pronto quello di Legend Manu. Comunque non ti preoccupare, Level Design, che lo userò presto. E vabbè, se non subito, ma lo userò comunque, non ti preoccupare. Ecco, se cercate qualcuno che vi possa fare uno sfondo, chiedete a lui. O anche a Legend Manu, che sono entrambi molto bravi, veramente. Ok, dopo questo vi saluto con la splendida alba qua. Anzi, alba no, perché è già appena sorto da un po' il sole. Ok. Ciao.